naturalmente taglierai questa parte, altrimenti ti taglio adesso. Benvenuti, terzo anno consecutivo per quanto riguarda la mostra, il ciclo di mostre Capri Jazz and Art, perché come ormai penso sappiate, dopo il Vernissage c'è il concerto jazz, immancabile concerto jazz, che è un po' il motore anche quello che dalla regia si abita. No, è stato diciamo quello su cui poi è sorto questo posto. Abbiamo scelto di chiamare così questa rassegna. E quest'anno inauguriamo il ciclo di mostre con Nicola Cacoppo, che è una sera Nicola, che qui con me è un artista napoletano, originario di Castello al Mare di Stabia, e inauguriamo con un percorso informale. Anzi, malissimo, come dice appunto il nome della sua mostra, perché hai scelto questo titolo così ironico? Ma che fa bene essere autonomici, però... Sia per una questione di ironia, cioè appunto informale, anzi malissimo, e anche per giocare con le parole, perché informale, cioè qualcosa che comunque può far male, perché sono immagini forti, a volte sono un po' violente. E... informale anzi malissimo è ironico anche perché dopo tanti anni di informale, di pittura informale, presentarsi così e fare appunto della pittura informale sembra quasi un paradosso, ormai la fanno praticamente tutti e la si mescola con l'action painting e con altre correnti pittoriche che a volte con l'informale non hanno molto a che fare. Io in effetti riprendo sia Renico la forma, ma utilizzo anche altri medium espressivi come ad esempio gli smalti che sono di più gli smalti rappresentano la fase ultima del tuo percorso, perché questo è un percorso comunque abbastanza retrospettivo, nel senso che c'è il risultato di varie fasi, illustra un po' le varie fasi della tua ricerca. Dicevamo gli smalti e poi misti comunque al gesso, perché tu dipingi adesso su superfici in 3D, quindi le lavori prima, cioè a livello materico, cioè quindi questa elaborazione su cui poi adoperi il linguaggio visivo, quindi pittorico, facendo gocciolare questi smalti e crea le forme, sulle forme già plasmate. Quindi tu giustamente hai parlato di diniego della forma, però sei comunque partito dal figurativo, anche se con un taglio un po' più espressionistico. Non è che... E difatti già ho raccolto i primi commenti positivi, autorevoli tra l'altro, e appunto parlavano di un informale fatto bene, perché questo lo diciamo sempre, questo ormai l'abbiamo detto tante di quelle volte, che l'informale è un po' un pretesto per chi vuole un po', come diciamo, insaponare. E invece qui c'è invece il risultato di una ricerca, di un'elaborazione prima materica e poi pittorica. E tra l'altro tu utilizzi superfici non convenzionali, anche oltre al gesso ho visto anche superfici insomma in legno, anche di porte recuperate. Dove le recuperi? Le recupero dove le trovo. sì, perché la pittura può farsi praticamente per ogni tipo di superficie, sicuramente la pittura, principalmente l'informale che rinnega la forma, può invadere ogni tipo di superficie. Creo queste superfici con carta, gesso, materiali anche abbastanza comuni sostanzialmente, e poi le rielaboro con la vernice. Creare un buon informale non è facile, perché comunque richiede, presuppone comunque creare degli equilibri sulla linea. E forse ecco, magari l'Accademia Figurativa precedente dovrebbe dare un impulso anche alla costruzione ecco, di quadri informali. Spesso proprio l'informale è stato definito come accademia, perché ci si rifugia ecco, nell'eliminazione della forma e sembra qualcosa di semplice, invece non lo è affatto. I pittori hanno mescolato informale e figurativo. E a volte ecco vengono dei periodi informali e periodi figurativi. Quelli informali solitamente dai critici anche autorevoli sono stati definiti accademia. E in realtà non dovrebbe essere così, perché non si rinnega la forma perché non la si sa rappresentare, ma si rinnega perché c'è l'esigenza di far emergere sulla tela qualcosa che evidentemente la forma non riesce a far emergere.
Io a questo punto, proprio per questo motivo, diciamo, cerco di stratificare il più possibile le mie superfici, incollando, ecco, sedimentando nel tempo i vari stati di vernice. Sono quadri costruiti nel tempo. Quindi il gesso che sedimenta sulla superficie, tra l'altro, infatti, oltre alle superfici in gesso, ci sono anche delle tele che tu però hai lavorato, in che modo? Sono delle tele lavorate sempre con l'imprimitura gesso e colla e poi a volte, diciamo, scorticato per far emergere delle superfici di colore che ho coperto con gesso e colla, per far emergere delle lontananze, delle distanze, degli elementi che appunto vengono coperti con altri proprio per creare questa stratificazione. Alla fine l'opera racconta una storia, racconta una sedimentazione del tempo e questo è uno degli elementi che più mi interessa, proprio di questo tipo di ricerca. È molto legato all'idea della stratificazione, cioè è un gesto che probabilmente rappresenta un approccio emotivo alla pittura. Stratificare significa in qualche modo accompagnare il quadro attraverso una storia, il quadro rappresenta la nostra storia in questo modo, sono pezzi che recupero da cose che ho fatto 10 anni fa, che magari hanno preso polvere nello studio, che comunque avevo dimenticato, e riutilizzarli in un contesto diverso mi dà la possibilità di mettere a nudo praticamente tutto me stesso in un'opera, quindi stratificata nel tempo l'opera praticamente cresce con me. Quindi, racconta un po' la tua storia. Bene, quindi grazie Nicola per aver preso parte alla nostra rassegna. E io intanto, scusatemi, non mi ricordo come si chiama questo cocktail, la regia, aiutatemi. Non mi ricordo. Midori? Dico, beh, io bevo vite, normalmente sono un po' sono trappana, invece sono qui al tavolino, stiamo cercando di civilizzarci. Hanno tolto il muretto e beviamo Midori. E insomma, alla tua Nicola a questo punto, per Brindisi ci sta. Grazie, è bello avere un pubblico. Negli anni vedo che finalmente siamo riusciti a coltivare un pubblico attento, educatissimo, silenziosissimo, presissimo. Grazie. E intanto vi presento il trio di questa sera. Abbiamo Francesco Maiorino al contrabbasso, Franco Gregorio alla batteria, irriducibili, Capri Jazz Bar Trio, fronteggiato come sempre da 10 anni, perché quest'anno entriamo nel 10° anno, dal nostro pianista stabile, nonché direttore artistico, Carmine Cataldo.